Io mi chiamo Osman Muale Maceremo, conosciuto con il nome di Kizito. Vivo in Tanzania come rifugiato dalla guerra della Somalia. Poi il padre, siccome non aveva forza per mantenermi, mi ha abbandonato anche lui e io sono stato preso, raccolto dai missionari. Poi, quando ho finito gli studi, ecco che sono riuscito a inserirmi nella vita sociale dei somali, cioè ero accolto più di loro di alcuni, però a causa della mia razza o della mia tribù, che era considerata inferiore, ero discriminato. Mi arrabbiavo quando avvenivano queste cose, mi arrabbiavo, mi sentivo, non so, alcune volte mi dicevo perché sono nato per vedere, che io sono nato per vedere queste cose, mi arrabbiavo, piangevo, però era inutile, dovevo rassegnarmi, cioè rassegnarmi per convenienza perché volevo vivere. È considerato schiavo. Mi portava a non amare più di stare lì, costretto a andare, perché loro, i somali, ogni momento dicevano che io ero un tanzaniano, un tanzaniano, un tanzaniano, e per questo dovevo cercare dov'è la Tanzania. Facevo di tutto per andare a vedere questa Tanzania. Quel po' di soldi che avevo ricevuto, ci siamo accordati con la moglie che lei portasse all'estero i figli, per la sicurezza. Però possibilmente in Tanzania, se era possibile, riusciva. E lei mi ha aspettato per 9 anni, mi ha aspettato e non si è risposata con nessuno e ha affrontato tutte le difficoltà della vita con i bambini. E poi dopo ho fatto questo viaggio, un viaggio molto difficile, e poi non avevo altri obiettivi che vedere com'è la mia famiglia. Vedevo giorno e notte la faccia di mia moglie con i bambini. E così ho affrontato il viaggio verso la Tanzania. Alcuni che mi avevano conosciuto sono andati di corsa a casa di mia moglie a dare la notizia che io sono venuto. La moglie, dalla gioia, non è riuscita neanche ad alzarsi dal posto. E io, quando l'ho visto, mi sono abbracciato, non sapevo, piango, piango ininterrottamente, per la gioia. La bambina, la cosa più strana, perché vedeva i miei capelli bianchi, invecchiato, va di nascosto, chiama all'angolo sua sorella maggiore, cioè la seconda sorella, chiama, dice: "Ma questo qui è vero mio padre?" La mia foto, quando ero giovane, allora facevano vedere questa foto, però adesso a vedermi nella foto, vedi tanta differenza: il padre è invecchiato e le due sorelle erano già sposate. Poi mi domanda: "Ma tu sei veramente mio padre?" Dico: "Sì, sono tuo padre in carne e ossa." Io sono stato tra i primi a fare la richiesta di cittadinanza tanzaniana, nonostante che sia stato l'ultimo che a venire, però perché no? Mi sono già sentito ambientato, ho visto che questo è il vero mio posto che dovevo vivere a tutti i costi. Fuori di qui io morivo. Poi mi davano, come si chiama, mi consegnavano la cittadinanza. Prima il documento di cittadinanza l'ho baciato, poi ho preso la terra, mi sono prostrato proprio come uno che sta pregando, e poi alzato le mani. Ho preso la terra, l'ho leccato proprio per la gioia, che sono veramente un tanzaniano, sono ritornato in casa mia,
insieme con i miei fratelli tanzaniani, non mi considero più uno che doveva essere straniero in casa sua.